Allevo molto inglesi e francesi e sto finendo l'iter per diventare giudice. Ma la mia passione per i bulldog non è nata subito. Io quando ero all'università pensavo che i cani avessero le orecchie lunghe, la coda lunga e il muso lungo. Poi, grazie alla mia compagna, ho scoperto il bulldog, che è un cane stranissimo, che parla in modo diverso da tutti gli altri cani e ha anche delle malattie che sono tutte proprie. Questa realtà mi ha incuriosito e ho iniziato più o meno a cercare di capirlo. Oggi sono qua a spiegarvi una malattia, una sindrome complessa, molto complessa, di non facile interpretazione, secondo me neanche dal veterinario, per cui se voi avete dei dubbi mi fermate. Siamo? Vi ho fatto tante foto per cercare di farvela capire nel miglior modo possibile e più facile possibile. Allora, già il fatto che questa si chiama sindrome vuol dire che è un qualcosa di complesso, di polifattoriale. Cosa vuol dire? Prende più organi e prende più distretti anatomici, perché se no si chiamerebbe malattia brachicefalica, invece è una sindrome. È chiaro? Fate sì? Sì. Allora, è progressiva perché inizia, ce l'hanno da piccoli, poi man mano che crescono peggiorano. E cosa succede? Tutti diciamo, il bulldog ha il palato molle e le narici, il palato molle lungo e le narici stenotiche, ma non solo questo. Queste plichi laringee ridondanti, l'ipoplasia della trachea, i sacculi laringei e le alterazioni dei turbinati peggiorano questa situazione, che è già una situazione abbastanza instabile. Sì? Sì. Ok. Cosa succede? Che il restringimento del naso, questo palato che si incastra, crea un aumento della pressione negativa inspiratoria. Cosa vuol dire? Fanno così i nostri cani. Ma questo non dovrebbe succedere normalmente, succede solo nel bulldog. Queste conseguenze cosa fanno? Creano delle alterazioni anatomiche dove? Al laringe, al bronchi e all'apparato digerente. Per cui anche a esofago, stomaco e molte volte abbiamo anche delle tonsille che sembrano dei chewing gum. Iniziamo. Cos'è questo? Ah, che bravo. Ok. Naso stenotico, e lo vedete già che non c'è buco dove passa l'aria. Naso dopo la chirurgia, beh, sta meglio, l'aria entra un pochino di più. Questo palato molle che tutti ne sentite parlare ma mai l'avete visto, questo è, viene detto anche velo pendulo, questo palato molle che vi ho messo la freccia qua si incastra dentro nell'adito laringeo e sfrega, e cosa fa? Aspettate, ma... ok, questo è un boxer e questo è un bulldog. Vedete che questo palato si incastra proprio dentro e crea una specie di tendina dentro queste cartilagini. Tutte le volte che respira si sfrega. Non solo questo per peggiorare la nostra situazione, abbiamo anche l'ipoplasia della trachea. Allora, questo tubo nero, in radiografia tutto ciò che è nero è aria, per cui la trachea viene messa in evidenza con questo tubo nero. Questo è un bulldog con un'ipoplasia tracheale, come respirare con un filo d'aria. Questa era una cagna del rescue che mi è rimasta molto molto impressa. Per cui calcolate la difficoltà respiratoria di questo cane, quale può e poteva essere. Possiamo calcolare però il nostro rapporto, cioè sapere già prima se il nostro bulldog può avere o meno un problema di ipoplasia tracheale. Questo calcolo, va detto, per essere sicuro, deve essere effettuato quando il cane è adulto. Si può calcolare anche da cucciolo, ma dobbiamo sapere che i nostri cani crescono e può cambiare totalmente. Questo rapporto si prende una linea immaginaria che parte dalla prima sternebra alla prima vertebra toracica e si tira una linea.
si prende la misura della trachea all'inizio del torace, si fa questo rapporto, se il rapporto è 0,13 più o meno 0,04, il nostro cane è normale, ok? Questo cane aveva un rapporto di 0,13, vuol dire che è sufficiente per respirare. Se questo rapporto è invece inferiore a 0,09, il cane avrà sempre problemi respiratori, non sarà solo il vostro palato, non saranno solo le vostre narici, il cane avrà seri problemi. Ci siete fino qua? Sì. Ah. I cuccioli, ve l'ho scritto, di buldo inferiore a un anno, il rapporto può essere minore ma possono crescere ancora, per cui non ci diamo per dispersi finché non abbiamo raggiunto l'anno d'età. I brachicefali non buldo, il rapporto è già di 0,16. Per cui decisamente più grosso nel boxer, ok? Li hanno fatti meglio. Allora, questi saculi laringei, anche questo, lo vediamo solo nel bulldog, non c'è altra razza che ce li ha, nel French, Sono queste escherescenze carnose, perché questo palato entra, sfrega, e per peggiorare la situazione, crea queste due belle escrescenze che si muovono anche, che molte volte sono lunghissime, che dà un fastidio. Quando le vediamo possiamo già parlare di collasso laringeo di primo grado. Perché? Perché questo inspirare in continuazione, questo mettere sotto pressione, questo passare del palato in mezzo, fa sì che queste cartilagini che non sono nate per sopportare questi stress continui, a un certo punto, poverine, cadono, e vi faccio vedere come cadono. Questo è un collasso laringeo di secondo grado, dove le cartilagini si toccano e i saccoli danno ancora più fastidio. Vi faccio rivedere. Vi vedete che si toccano? Non devono far così, devono essere belle aperte. Un collasso laringeo di terzo grado, questo ci preoccupa seriamente, questo è un cane veramente grave. Allora, abbiamo tutte le pieghe che vanno all'interno, i saccoli che peggiorano la situazione e se voi vedete le cartilagini si sovrappongono addirittura e tutto è edematoso perché tutto sfrega. Chiaro? Bravo. Va bene, le pieghe laringee ridondanti ve le faccio vedere in questo filmato che ve le ho messe in evidenza, con una pinzetta ve le faccio vedere, queste sono le pieghe che sono molli, che si diventano gonfie e si incastrano all'interno. Le alterazioni dei turbinati nasali, beh, questo c'è poco da dire, no? Nel senso, un cane con un bel naso, lungo, che respira bene, che tutte le polveri vengono sequestrate, un bulldog dove il naso non ce l'ha, non ce l'ha, magari anche storto, magari è anche chiuso dalle narici, in più gli mettiamo un bel piegone sopra, che deborda anche sul naso, che bel cane questo qua, è un bel cane però tra l'altro, è un bel cane ma non respira bene. I sintomi sono acuti quando il cane è sotto stress, ok? Per cui abbiamo quello che viene detto stertore o stridore, stertore, lo stridore è quasi un fischio, peggio ancora, i colati di vomito, quello che io dico bianco d'uovo, vuol dire già che c'è qualcosa che gratta, la tosse. Quando i sintomi sono acuti abbiamo la dispnea, l'aumento della temperatura e la cianosi, diventano blu. E lì preoccupiamoci. Cosa fare? Quando respirano in modo bagnateli sti cani, pucciateli, raffreddateli, è l'unica cosa che potete fare. Ci siete? Perché vedo un po'... Allora, vi faccio vedere un caso. Queste mizzi dove il proprietario mi dice respira benissimo, il cane è venuto per una chirurgia all'occhio, se voi la sentite, sentite come entra l'aria,
questa è la Valeria che cerca di impedirlo. Sentite, questo è uno sforzo ispiratorio, proprio bene, non è che respiri, però il cane è un cane tranquillo, non è quei French schizzati, e per cui gli bastava l'aria che entrava. L'abbiamo posizionato perché questa è la posizione per poter andare a vedere il palato, ok? E poter eventualmente effettuare una chirurgia del palato. La Mizzi, che respirava così bene, aveva già questo palato e si incastrava. Ve lo faccio vedere in confronto a un boxer, che così capite la differenza. Questo è un boxer nella stessa posizione. C'è un bel buco, brava. C'è un bel buco, questa è la cosa vera. L'altro, ve lo faccio rivedere, è un buco con dentro una roba. E tutte le volte che respira, e tra l'altro questo ve l'ho messo a bocca aperta, per cui se lui fosse a bocca chiusa è peggio, no? Fatemi sì con la testa, là vedo che dormi tu, La Mizzi gli abbiamo lasciato il tubo finché non si è svegliata. A loro piace avere il tubo in bocca perché non hanno mai respirato così bene. La Mizzi nel post chirurgico lo sentite che già si sente meno questa ispiratoria che aveva prima. Perché? Perché gli abbiamo dato un po' più di aria che passava dalle narici, un po' più di aria che passava poi all'interno del palato. Ettore, che è di Torino. Ettore di Torino aveva, lui è venuto perché aveva sintomi gastroenterici, vomitava 3 volte alla settimana il cibo. Però questo è un fuori di testa, un pazzo. Uno che pensa di essere un Labrador, che corre al parco tutto il giorno, che è un cane giovane di 6 mesi. Allora, Mizzi, Ettore è addormentato e lo guardiamo bene da addormentato. E cosa vediamo? Vediamo che tutte le volte che respira, guardate lo sforzo che fa per portare dentro l'aria. Allora noi siamo curiosi, ci piace andare a vedere e per cui iniziamo e cambiamo il naso, che non ci piaceva. Lo facciamo da così a così. E già. Andiamo a vedere queste con le fibre ottiche. Guardiamo il suo palato, che è come lui. Lungo, bravo, sì. Quelle sono quelle cose lì di gomma che c'è dentro? I sacculi, bravo. Guarda questi sacculi come si muovono tutte le volte che il cane respira. Adesso arriva, questa è l'Alessandra che muove l'endoscopio. Sei colpa sua. Per cui lo vedete questo sacculo? Immaginatevi averlo voi dentro, questo che io vi dico, immaginate. Siamo curiosi ancora, non ci è bastato. Andiamo giù dalla trachea. Andiamo giù in trachea e andiamo a vedere il bronco di destra. Il bronco di destra dovrebbe essere perfettamente rotondo, non lo è. Questo è un cane di 6 mesi che ha già un collasso bronchiale di primo grado. Vuol dire che il suo sforzo che faceva respirare è uno sforzo impressionante, poverino. Tutto il resto andava bene, però già c'è un segno bronchiale. Non ci è bastato, perché Alessandra è curiosa. Andiamo giù a vedere anche nello stomaco. E purtroppo nello stomaco cosa troviamo? Ve lo faccio vedere qua. Guardate, questo qui è il tubo, che è l'esofago, che entra nello stomaco, che si chiama cardias, questo buco. In questo buco avete già delle macchie rosse, le vedete qua? Sì. Questo vuol dire che questo cane ha un reflusso gastroesofageo. Vuol dire che tutte le volte che respira, un pochino di acido che dovrebbe stare nello stomaco va nell'esofago, ed è per quello che sto poveretto vomita. Per quello che si parla di sindrome complessa. Io respiro male, ma digerisco anche male, perché tutto mi viene completamente variato da quello che è l'anatomia normale. Lui mi ascolti? Capito? Allora, non sempre io, questo cane l'ho sentito respirare male e ho detto, c'ha la sindrome brachicefalica. No, questo cane aveva una massa occupante spazio, ok? Non sempre tutte sono sindrome brachicefaliche, questo cane aveva questa grossa massa
in realtà era un ascesso, derivato dai denti, per cui lui respirava male, sembrava che avesse il palato molle e lungo, ma poverino non ce l'aveva, anzi aveva un bel palato, questo cane era già stato operato. Questo cane è un paziente critico per noi, perché se noi andiamo a toccare questa massa che già occupa metà, non respirano più. Allora cosa facciamo? Gli facciamo la tracheotomia. La tracheotomia in realtà è un intervento banale che però ci dà la possibilità di alimentare subito il cane e di farlo respirare. Due ore dopo l'intervento il cane è già in piedi e musichetta e mangia con la sua bella tracheotomia. E la proprietaria era tanto, io ho detto, togliamo la tracheotomia, ok, e chiude per seconda intenzione. Cosa vuol dire? Non gli diamo punti, deve chiudersi da sola. E dico alla proprietaria, e cosa devo fare? Tenerla pulita, pulita, pulita. Questo è il concetto della proprietaria di tenere pulito. E mi dice, pulitissima, ci pensa il suo compagno di box. Un genio. Comunque la ferita si è chiusa. Ok, cosa fare? Non gli dovete dare da mangiare tanto, ok? Da renderli obesi questi cani, ok? Questi mangerebbero sempre. Il cane deve essere un cane un pochino in linea. Un po' di attività fisica, perché sennò questi stanno sul divano tutto il giorno. Questo è quello che pensano secondo me i cani. Guarda la faccia di questo cane che dice madonna mia, va bene, io voglio delle domande adesso se è possibile. Vabbè, io vi ho spiegato una cosa complessa un po' in modo divertente per farvi capire che questi cani sono veramente dei soggetti particolari con delle patologie stranissime, signore ve lo dico, stranissime. Va, tu. Ok, domande su questa cosa? Su questa no, però sulle pieghette che è sempre un problema. Quello lì, guarda, quella lì è la dermatologa e te la do e tu. Io sono solo addetta al taglio cucito. Dimmi. L'intervento del vero casino. Sì. Come aiuta il bulldog a respirare? No, come? Quanto aiuta il bulldog a respirare in percentuale? Ma secondo me è anche del 50% in alcuni soggetti. È necessario? Secondo me è necessario, diciamo che non esiste bulldo che non ce ne abbia bisogno, ok? Poi c'è chi caratterialmente secondo me c'è la differenza, perché un cane tranquillo che sta sul divano non mette sotto sforzo l'apparato respiratorio, mi capisci? Se è un cane da corsa che vuole fare il Labrador, è meglio che lo fa, perché poi i danni sono dei danni cronici. Sì, però questo sempre valutandolo in confronto della sua trachea, perché se tu hai una trachea piccola non ottieni il risultato che tu vuoi. Ma io penso che l'Università di Torino comunque faccia degli ottimi lavori. Ripeti come era andare comunque a fai la brava, fai la brava. Fai la brava. No. Dimmi. No. Ci sono cani che hanno delle narici fantastiche. Ok, mi devi valutare. Se è una righetta sì, se no no. Basta. Sì. No, io diciamo che se l'intervento è fatto bene, beh, io non è detto che faccio sempre le cose bene, io sbaglio tante volte. Il palato non è più da correggere, ok? Però non è detto che non ti vengano i saccoli, perché non c'erano, ma comunque lo sforzo, le cartilagini che possono progredire col tempo possono dare poi saccoli in modo secondario. Basta? Siete dei geni, avete capito la sindrome perché c'è fatta. Dimmi. Sì. Sì. Ma in realtà, allora, sul cucciolo io ti direi, aspetti che almeno abbia un anno e mezzo. Io poi dico al proprietario che se non è sintomatico, aspetti una volta che fai una chirurgia banale, che ne so, di altro tipo e gli correggi nel mentre anche quello, ok? Non aspetti proprio di avere il sintomo, ma neanche che sia veramente un pediatrico, mi capisci? Perché cambiano poi col tempo, dopo l'anno, a meno che non siano sintomatici, eh? La domanda entrava con quello. Allora, se il cane non ha sintomi, aspettare un anno. Sì. Se però
per forza deve essere operato prima? Sì. Col tempo bisogna ricontrollarlo dopo un anno? Secondo me sì, perché sui cuccioli magari non si è tolto sufficientemente palato. Perché ancora deve sviluppare la testa. Poco grave più. Io nel senso, devo dire che ho fatto su dei cuccioli miei la chirurgia a 2 mesi e mezzo, ok? Il 70% non ha dovuto fare nessun'altra chirurgia. Un 20% sono stati a ritoccare. No, Heidi è stata fatta, non è che è stata operata male, è stata fatta, probabilmente era troppo, chi l'ha fatto un po' troppo corto e poi ha cercato di correggerlo, ok? L'ha allungato, c'è una sutura centrale e 2 veli ma molto fini laterali, ok? Per cui non è, cioè, non puoi asportare più di quello, se lo deve tenere così è come se fosse un oracolo, se lo deve tenere. Ok, allora se avete capito tutto e siete bravissimi, passiamo al colpo di calore. Bravo. Perché tu dici di sì? Perché ti interessa il colpo di calore? Sì, perché siamo all'inizio e poi siamo portate. Va bene. Tu lì non ci devi andare, non ci devi andare. Basta. Basta. Va bene, il colpo di calore. Il colpo di calore è una condizione patologica in cui si innalza la temperatura. In realtà questi cani, il colpo di calore può succedere a tutti i cani. Sì, è vero, sì. Se io prendo un pastore tedesco, lo chiudo in macchina a 40 gradi, gli viene il colpo di calore. Cioè, il bulldog può succedere in qualsiasi momento. Il bulldog va alla mostra canina e gli viene il colpo di calore. Anche d'inverno. Ma perché? Perché tutto è riportato a quello che abbiamo detto prima. Cioè lui ha un apparato respiratorio diverso da tutti gli altri cani, ok? Il bulldog cosa fa? Si stressa, i maschi si agitano, i maschi vedono le femminucce e vanno fuori di testa, eh? L'unico modo per scambiare il calore del cane è tramite l'apparato respiratorio, ok? Poi sudano, è vero, un pochino dal pierino, dalle ghiandole sudorite presenti sotto le ascelle, ma non è sufficiente, eh? Quando si innescano questi fattori dove questi cani iniziano a respirare in modo ossessivo, non riescono a scambiare il calore corporeo, non riuscendo a scambiare il calore corporeo iniziano ad andare in stress respiratorio, aumento della temperatura e veramente lì il paziente diventa un paziente critico, eh? Per cui le condizioni ambientali, l'estate, cane in calore, le mostre canine, si riportano in montagna a fare le corse, eh? Tutti questi sono fattori stressanti che possono darvi quello che è il colpo di calore. Nel bulldog, ricordatevi, c'è sempre in qualsiasi momento. Non viene solo in agosto. Allora, questo cane è arrivato in macchina da noi settimana scorsa, eh? Ed era l'inizio di un colpo di calore. Sentite il rumore? Il cane è agitato, ok? Il cane ha l'occhio fuori. Questo cane, lo capite che c'è qualcosa che non va? Non è ancora un paziente gravissimo, ok? Ma è un paziente che qualcosa dobbiamo fare, no? Non possiamo lasciarlo così. Potenzialmente tutti i cani, realmente il brachicefalo. L'obesità? L'obesità è un fattore determinante, perché se voi calcolate che questa trachea, che è già piccola, è in mezzo a tutto questo largo, sì, guardatelo dopo un po' di dieta, è un altro cane, respira meglio. Al tatto potete già capire che il vostro cane è bollente, c'ha quella respirazione che abbiamo visto prima che è affannosa, ok? C'ha la bava, è agitato sto cane, non sa più dove stare. Ha questo occhio fuori, ha la lingua mattonata, perché questi cani, se voi li guardate, hanno una bella lingua rosa. Si inizia a cambiare il colore, diventare marrone, è blu, bravo, è blu. Cosa fare? Raffreddarlo. Una volta che l'avete raffreddato, non spostatelo subito, perché se uno è agitato per la macchina e questo lo portate in macchina al veterinario, ancora peggiorate la situazione, ok? Per cui lo bagnate, lo raffreddate, lo tranquillizzate e poi lo portate dal veterinario, perché il trasporto molte volte è deleterio. Immergilo in acqua,
il ghiaccio ni, nel senso che se voi mettete tanto ghiaccio la temperatura si abbassa di colpo e il cane può andare in shock termico, per cui bagnarlo col ghiaccio, il ghiaccio si va in bocca, sotto i piedini, sotto le ascelle, metterlo al riparo dal sole, certo questo non lo fate a 40 gradi sotto, ci siete? Sì. Andate in una zona all'ombra, lo bagnate, lo raffreddate, lo tranquillizzate, via dallo stress in un luogo tranquillo. Questo potrebbe essere un colpo di calore in un cane. Che cosa hanno fatto queste persone? Che è interessante, il proprietario si è messo lì vicino, si è sdraiato, l'ha bagnato e l'ha tranquillizzato. Questo potrebbe essere un'idea se vi succede in autogrill, sull'autostrada, perché queste cose succedono purtroppo. Questo è quello che fa il veterinario invece. Questo è un cane che è arrivato stressato, fluidoterapia, ve lo faccio vedere qua, ok? Vedete che ha un tubicino nel naso, questo è ossigeno, perché sicuramente più ossigeno ne arriva e meno respira velocemente. Ci sono dei begli stracci bagnati che cambiamo appena diventano caldi. Qua sotto c'è un panetto di ghiaccio, ma è sotto la testa, ok? E ha una fluidoterapia fredda per abbassare in modo graduale la temperatura. Molte volte li mettiamo anche sotto ossigeno, cioè li intubiamo se sono proprio gravi e non riusciamo a stabilizzarli. Però questo è quello che il veterinario fa per i vostri pazienti. Cosa fare? Acqua fresca sempre a disposizione, non lasciarli in macchina, tenere l'animale sempre umidito e evitare le situazioni stressanti. Questo è quello che potete fare in questi animali. Questa è una situazione stressante. Oh, Madonna Sandra! Evitarla, Questa è andata a mettere il naso nel polcospino. Va bene? Qualsiasi. È già scemo questo. È vero, Sì, sì. Solo il bulbo lo guarderà, non pegli le valle, questo lo pugno, lui continua a andare là. Va bene, sul colpo di calore. Bravo. Oh! Avevo letto. Sì. È vero, nel senso che l'alcol abbassa la temperatura abbastanza velocemente, si mettono negli spruzzini e si spruzzano. Molte volte però asciuga tanto, per cui ti dico, se non hai altre alternative, sì. Per esempio un viaggio in macchina, lei per esempio non fa altro che dormire, c'è cioè in macchina. Tieni dentro lo spruzzino sempre, okay. Lo spruzzino. Poi ti fermi in autogrill, un bel asciugamano bagnato, acqua fredda, attracchi e lo metti su. L'alcol funziona, ma ultima spiaggia. Meglio spruzzino con l'acqua. Se tu vai mai alle mostre canine, vedrai che quasi tutti quelli del reparto bulldog hanno lo spruzzino ghiacciato che si sghiaccia nel mentre che vanno, li spruzzano sempre in bocca, li tengono sempre idratati. E non è una stupidata, Te no, te sei tutto? Immaginiamo. Va bene, io ho ancora una cosa da raccontarvi che sono le emergenze. Le volete sentire o? Sì, come no. Andiamo. Va bene, quello che per noi veterinari e per voi sono emergenti sono due concetti diversi, questo ne sono convinta. Però cerchiamo di capire cosa voi proprietari potete vedere a casa e giudicare più o meno senza essere ossessivi. No panic, e questo glielo dico alla balzamà. Non c'è, è capace. Alla balzamà dico no panic. Tanto te, io ti dico te no panic. Allora, saper riconoscere la situazione critica è una bella cosa, ve lo dico, ma non è così facile, specialmente del proprietario quando c'è anche l'aspetto emotivo, ok? Questo va valutato. Stabilizzarlo e portarlo, sì, se ci riuscite. Ci proviamo a dirvi come potete stabilizzare un soggetto. Allora, il colore delle mucose. Il colore delle mucose secondo me è un fattore importantissimo, potete valutare voi a casa del vostro cane. Ovviamente non sullo Sharpei. Perché? Ha le mucose blu. Brava, Perché c'è una signora che mi dice, il mio cane sta male, c'ha le mucose blu. No, è proprio così.
Detto questo, non è che tutti i giorni adesso dovete fare così al cane, eh? Però le mucose, allora, una persona alla pelle, potete guardarlo in faccia e vedere i cambiamenti di colore. Noi i cani hanno il pelo, non lo possiamo fare, ma possiamo guardare le mucose visibili. Quali sono? Quella della vagina, ma non penso che, andate a vederla tutti i giorni, Quella dell'occhio, un pochino più fastidiosa per il cane, quella mucosale, Questo colore deve essere un bel rosato. Voi lo controllate tutti i giorni, se questo cambia di colore, effettivamente qualcosa c'è e lo dovete portare al veterinario. Bianco cencio vuol dire che ha una perdita ematica da qualche parte, o nel caso sia stato investito, in realtà esiste quello che viene detto stato di shock, dove non c'è veramente una perdita ematica, ma c'è un richiamo da parte dell'organismo del circolo periferico al circolo centrale, che è quello che viene poi in realtà protetto più di tutti, che è il cuore. Quando siamo di fronte a delle belle mucose così gialle, ci preoccupiamo? Sì, dal veterinario subito, perché gialle sono sempre sintomo di qualcosa che non funziona, specialmente al fegato. Quello che vi dico però, cioè, ha tante variabili, non è che adesso voi andate al veterinario e dice no, c'è un problema al fegato. Magari non ha solo un problema al fegato, diciamo che in generale può avere un problema al fegato. Queste blu, preoccupanti? Sì, direi proprio di sì. Sicuramente queste non hanno un buon apporto di ossigeno. Quelle in realtà, secondo me, più subdole sono le petecchie emorragiche. Questo non è un cane, perché non ho trovato una foto di un cane, è in realtà un bovino, però vedete che ci sono delle piccole macchie rosse, queste sono le petecchie emorragiche, questo vuol dire che la coagulazione non funziona. Poi da lì cercare la causa è tutto un discorso enorme, però questo è un paziente che, se lo vedete, una visita deve essere fatta. La temperatura. La temperatura dove si può misurare? Non in bocca. In pronto soccorso in realtà la temperatura si può misurare anche negli spazi interdigitali. Quando noi dobbiamo prendere la temperatura varie volte in un cane nell'arco della giornata, lo prendiamo nei piedi, perché il mettere il termometro nel sedere al cane tutti i giorni, 6 volte al giorno, in realtà è un fattore stressante anche questo. Però la temperatura normale dei nostri cani è 38,5-39, 36 è bassa, sì, ma se il cane fa salti alti così, non può avere 36 di temperatura, no? Vuol dire che l'avete misurata male, la dovete rimisurare. Se il cane invece effettivamente è piatto e ha 36 di temperatura, allora ci può stare questo, Perché ogni tanto mi dico 36 poi fai salti così, no, non può essere un ipotermico, no? Ci siamo? 39,4 febbre moderata, ma anche questo, valutate il paziente, cioè se un cane oggi con questo sole, dopo che ha fatto una mostra canina a 39,4, non è malato, ok? È un cane leggermente stressato. Se a casa invece tossisce a 39,4, sì, è da controllare. 40 gradi o 41 gradi, effettivamente questi sono pazienti che il veterinario deve vedere subito. Ma voi, se toccate il vostro cane tutti i giorni, la temperatura di 40 gradi, ve ne accorgete subito. Perché cambia al tatto, le orecchie del cane sono già bollenti. Bagnatelo, 40 gradi, termometro dentro 40 gradi, bagnatelo, portatelo al veterinario. Perché temperature di 41 gradi per tanto tempo creano dei danni molte volte irreversibili. Ci siete? Sì. Ancora svegli? Sì. Va bene, adesso una cosa molto ostica. Il respiro. E ve l'ho messo con i filmati perché avete il bulldog. E il respiro è una cosa importante. Allora, cane che è tranquillo sul divano, nessun fattore di stress, ok? E a un certo punto si alza, è agitato e respira male. Questo qua è un cane che mi preoccupa, vuol dire che ha male da qualche parte o c'è qualcosa che non funziona. Ma se invece a casa che gioca, non è patologico, ok? Ci deve essere una condizione anomala. Cioè di colpo questo sta male, ha mal di pancia, ha male alla schiena, ha male al collo, tanti sono i fattori che danno questa. Questa si chiama tachipnea ed è un respiro affannoso associato a una condizione dell'animale. Effettivamente è un vostro campanello d'allarme importante. Dispnea,
la disnea espiratoria è quella che abbiamo visto prima, così, ok? Questo è un cucciolino che ha labbro leporino, il mio cucciolino che ha labbro leporino, che la proprietaria mi manda i filmati, ma lui ha il naso storto, quando dorme non respira come gli altri cani, eh? Se voi lo sentite, e la signora mi manda i filmati, guardate, l'ispiratoria fa fatica, ma avendo un naso storto, quando chiude la bocca era come quel cagnolino di prima, eh? Questo per me non è un'urgenza, per cui inspiro difficoltoso, alte vie aeree, qua e qua. Cane che mi preoccupa invece, ok? E mi dite perché mi preoccupa? Chi è quello bravo qua? Dimmi. Immobile, e va bene, e già questo è strano perché questo è un cane abbastanza attivo, ma se tu guardi, aspetta che si è fermato, a bocca chiusa, ma il proprietario mi dice guarda che c'è qualcosa che non va, io ricevo il filmato in realtà di questo cane, non lo vedo, ma gli dico portalo dal veterinario perché questo è un signore toscano, ma perché se tu guardi magari il filmato non si vede bene, lui non muove il torace, ok? Lui respira solo esclusivamente con l'addome e quando mai vedi una cosa del genere, ok? E in più è buttare fuori l'aria che per lui è un problema, per cui queste sono patologie delle basse vie aeree, ok? Il polmone è sempre più delicato. Questo è un paziente che deve essere visto in fretta, perché può essere una bronchite, può essere un edema polmonare, può essere un versamento polmonare, ok? Le patologie sono tante e sono sempre poco piacevoli. Avete capito? Inspiratore, espiratore? Un po' difficilina, eh? Questo invece che mi arriva di notte. Mi arriva di notte questo qua, gli dico ma. Cos'è? Perché te l'ho scritto, Lo sternuto inverso non è un'urgenza, Lo sternuto inverso è un cane che già qualcosa incastrato nel naso che gli dà fastidio, anche la polvere, e invece di fare ciuffa, ma non è un'urgenza. E nel bulldog la vedete, vedi che fa ciu e poi fa. Gli mettete due gocce nel naso e via, ok? Non è un'urgenza. Io adesso questa era più lungo, ma lui qua lo facevo bene, Questa è un'altra cosa, quando voi andate dal veterinario, il veterinario vi alza il labbro del cane e schiaccia la mucosa boccale, l'avete mai visto? Sì. Cosa fa questo veterinario? È fuori? No, non è fuori. Il veterinario guarda un indicatore dello stato circolatorio importante ed è il tempo di reddimento capillare. Allora, io schiaccio la bocca del vostro cane, mollo e calcolo mentalmente se sta dentro due secondi ritornare rosa, la mia Carletta dov'è? Dentro. Usava come cavia. È normale, vuol dire che il sangue a livello periferico sta facendo il suo lavoro, ok? Se invece questo è più lungo, vuol dire che io ho a livello periferico poco sangue, Detto così in modo semplice. Poi da lì è il veterinario che dovrà giudicare che cos'ha, però è strano, ok? Per cui tra i 2 e i 5 secondi, c'è magari un fattore solo di disidratazione, tra più di 5, 3 secondi diciamo, è un grave problema circolatorio. Ci siete? Sì, sì. Oh, adesso prendo la Carletta che l'ho portata apposta per farvi vedere. Sì. Sì. C'avevo un filmato di quello, non l'ho messo perché quando leccano, allora io ho capito, questo l'ho capito e grazie a Pengo che mi ha illuminato, devo dire la verità, tutte le volte che il bullo fa così, ok, di solito mal di stomaco, e per quello che vi dico, il bullo è un cane strano, è una difficoltà digestiva molte volte, ok, ti dice che ha mal di stomaco e lo dice in questo modo strano, poi magari c'è incastrato anche qualcosa nel naso, non è che detto, anche una gengivite può essere così, però questa cosa molte volte noi abbiamo visto che quando hanno gastrito, reflusso, esofageo,
molte volte i cani fanno così guardando l'aria. Allora, la Carletta è stata operata dalla dottoressa Alessandro Metto e gli ha fatto una narice che fischia un pochino, ma era la prima chirurgia che faceva, adesso è diventata bravissima. Ok? Sì, così. Allora, io alzo il labbro, schiaccio, 1, 2 ed è tornato rosa. La Carletta non ha un problema cardiocircolatorio, eh? Questo lo potete fare a casa, una manovra semplice. Altra mucosa che si può vedere è questa, eh? E com'è, che colore ha la Carletta? Rosa, ben rosa, ok? Non è moribonda. Ok? Queste qui sono le cose che voi potete fare in modo semplice a casa per poter vedere il vostro animale, ovviamente associato a un cane che magari è mogio, perché se la Carletta salta e corre, no, ok. Va bene, quelle che noi veterinari pensiamo che siano i problemi veramente urgenti. Le difficoltà respiratorie, le abbiamo viste un pochino, a grandi linee. Il trauma cranico-spinale. L'addome acuto, qua. Gli avvelenamenti. Le ostruzioni urinarie, le omesse perché nel bulldo se ne vedono tante. E le punture di insetto, il morso di vipera. Io l'ho messo perché da noi ce n'è tante. Quest'anno dicono che sarà un buon anno. Ve ne faccio vedere uno a uno, poi cerchiamo di discutere. Sono dei concetti molto semplici di un argomento che ci vorrebbero giorni. Vabbè, come si riconosce? Il cane ha disagio, si muove o sta fermo? Come diceva la signora là, il cane sta fermo. Anche quello è un disagio. La frequenza respiratoria aumentata. L'abbiamo visto quel cane là sul divano, che era strano. Il colore delle mucose alterato, bianco, blu, giallo. Fuoriuscita di sangue dal naso, beh, ci preoccupiamo. Trauma cranico. Allora, io vi ho messo questa foto che è brutta da vedere, ma qui il trauma cranico si vede. Questo cane ha preso una bella botta sul cranio e vedete che c'è un taglio. Facile diagnosi, ma vi ricordo che molti traumi cranici sono subduri perché? Perché sono all'interno del cranio, all'interno dell'osso cranico non si vede niente. Se voi avete il sospetto che il vostro cane abbia preso un colpo sulla testa, è da portare al veterinario, perché alcune patologie escono 48-72 ore dopo. E molte volte si vede solo una differenza di occhio, magari uno si chiude meno dell'altro, per cui adesso da osservare bene. Trauma sulla testa da controllare per 24 ore dal veterinario. Trauma spinale. Questo i nostri bulldog purtroppo ce ne hanno. Ce li hanno perché che cosa hanno i nostri bulldog? Delle vertebre accessorie, che sono le... Chi è il genio? Bravo. Le emivertebre. Ok, io vi ho messo il bassotto perché il cane è d'elezione in realtà per l'ernia discale. Il vostro cane terrà o una posizione di questo tipo che si chiama cifosi lordosi, quando la lesione è nella zona toracolombare, ma può essere anche sulla zona cervicale, dappertutto. Questa è una bellissima immagine di una risonanza dove vedete il disco che dovrebbe essere così, che prolassa, schiaccia il midollo e inizia prima con un dolore immenso, poi, più grave, senza dolore. E lì ci preoccupiamo. Infatti questi pazienti possono arrivare così, e questi sono paresi quando c'è ancora dolore profondo, paralisi quando non c'è più dolore profondo, e questi devono essere visti dal neurologo entro 24-48 ore. Perché se no non riprendono più, e quando io mi preoccupo ancora possibile di più quando gli schiaccio un piede e questo non dice niente, vuol dire che il dolore profondo non c'è più. Cosa fare? Portarlo in braccio dal veterinario, non trascinarlo. Se è stato investito, questa è una barella vera, ok, da veterinario, ma voi potete prendere uno straccio o qualcosa, metterlo sopra e trasportarlo, non muoverlo se possibile. Vi ricordo che si adattano bene anche al carrello, per cui se questi pazienti non riusciamo a rimetterli in piedi, c'è sempre questa via, e vi assicuro che vanno come dei trenini.
addome acuto, qui è un campo enorme, però vi do due indicazioni, segni clinici, abbattimento, dolore alla palpazione, lì vi palpate la pancia e questi che di solito si lasciano palpare tutti, saltano come dei canguri e si mettono molti cani in questa posizione che si chiama dell'orante musulmano, non guardano la Mecca, ok, ma hanno un male della Madonna. Conati di vomito, molte volte mangiano e vomitano, molte volte non riescono a vomitare. E allora lì è ancora più grave, perché siamo di fronte molte volte alla torsione gastrica. Nel bulldog non è così gettonata la torsione gastrica, ma la torsione mesenterica, la torsione di milza, ce l'abbiamo. Non ve lo spiego, ma più o meno il dolore acuto c'è uguale. Mucose pallide, perché sono sotto shock questi animali, o mucose congeste, rosso vinaccia, ci hanno malissimo. Tempo di riempimento aumentato. Questo qua è intelligente, sia il proprietario del cane, nel senso che doveva dargli l'olio di vaselina, e in realtà si è mangiato il cucchiaio. Questo ha un addome acuto, ma qui c'è proprio un problema neurologico dei due, capite? Addome acuto, questa è una torsione gastrica, il cane si gonfia a vista d'occhio, ma veramente a vista d'occhio, c'ha malissimo, sta seduto, cerca di vomitare ma non esce niente. Questo sotto è un bulldog con una torsione mesenterica e se voi guardate il colore è già cambiato, questo è un paziente che non tirerete più fuori. I tempi in questo caso sono dei tempi dove il prima arriva e prima si salva, perché se voi, il chirurgo apre e trova questa condizione, neanche Lourdes fa qualcosa. Emorragie. Questo cagnetto aveva un taglietto sulla testa e un taglietto sul naso, potete gestirlo a casa, cioè no? Panico, ghiaccio, garze, un pochino di pomata antibiotica, io vi ho messo questo acido, in realtà è il Tranex, lo trovate in qualsiasi farmacia, potete usarlo localmente e vi coagula. Una volta che il sangue è fermo lo tirate su, la portate al veterinario, si deve dare due punti. Molto più problematico se il taglio invece è un taglio profondo. Taglio profondo, una ferita sull'arto, la medicate, potete, se siete in montagna, in posti dove non siete vicino, un laccio, ma ricordatevi che non può stare su 3 ore, può stare su 30 minuti il laccio. Tanto sufficiente da arrestare l'emorragia, non un laccio che gli stacca la gamba. Se è sul torace la medicazione deve essere una medicazione fatta bene, ma le peggiori emorragie sono quelle in cavità addominale e cavità toracica, non le vedete, ci sono. Questo paziente ha messo una fasciatura contenitiva perché stava perdendo sangue dalla milza, molte volte solo fasciandolo riusciamo a rallentare di tanto la perdita ematica, ma ha bisogno di una trasfusione di sangue, e questo lo fa il veterinario. Questi qui sono i veleni. Qualcuno ha avuto mai il cane avvelenato? Da cosa? Ok, cosa faceva? Poi stava seduto. Non si muoveva. Non si muoveva, poi vale grandissima. Bravo. Quello lì è melanina, però non è che gli è rimasto blu. No, ma erano più blu. Erano proprio più blu di così. Sono rimasti così. Va bene, i rodenticidi sono il veleno dei topi. Questo crea interviene sui fattori della coagulazione, per cui il cane inizia ad avere sanguinamenti, che possono essere in qualsiasi posto. Io mi ricordo di un paziente che ogni anno mangiava 3 volte il veleno dei topi, perché il vicino di casa lo metteva. Tutte le 3 volte, anzi 4, era diverso. Una volta l'aveva in cavità addominale, la perdita di sangue che non si vedeva, la seconda volta in cavità toracica, la terza volta sputava sangue, la quarta volta zoppicava, aveva un emartro, per cui dipende da dove inizia il sanguinamento, la sintomatologia. Se voi vedete un cane mogio, avete il veleno dei topi, dei vicini o l'avete messo, vi ricordo che è l'unico veleno che ha la tossicità di ritorno. Cosa vuol dire? Che se il cane mangia il topo avvelenato se lo piglia uguale. Pirettini e piretroidi, questi sono i nostri antiparassitari. Il collare le scale Burr,
I miei cani l'hanno utilizzato come il chewing gum appena messo e se lo sono magnati e sono arrivati con bava, tremori e sintomi neurologici, perché sono intelligenti anche i miei. Non l'ho più messo le scale, ho utilizzato un altro antiparassitario. Però sì, molte volte c'era un signore prima che mi ha detto che il gatto ha leccato l'antiparassitario messo al cane e è andato con sintomi neurologici. Sbavano, hanno scialorrea, hanno tremori, ok? Fascicolazioni, e molte volte hanno anche crisi convulsive. Però se riuscite a dargli delle dritte al veterinario lo salva. Metaldeide. Questa da noi è molto diffusa perché abbiamo gli orti. Gusto dolciastro, piace tanto, se lo mangiano e hanno anche qui salivazione profusa, vomito e sintomi neurologici. 24 ore il tossico viene eliminato, per cui basta che l'animale venga messo sotto fluidoterapia. Il glicole etilenico è quello che mettete nella macchina d'inverno, dolciastro, l'anticongelante, come si chiama? Antigeno, questo in realtà crea danni cronici. Però la dose tossica è molto alta. Beh, cosa possiamo fare? Facile a dirsi, se ve ne accorgete lo fate vomitare. Un po' di acqua e sale, vomito non è impossibile. Però entro 20 minuti, perché sennò facete più danni che guadagni. Se dopo 2 ore non fate niente, portate al veterinario. Ostruzione urinaria. Allora, questo è un bel cane con un sacco di calcoli, ma questi calcoli non gli creano l'ostruzione urinaria, sono troppo grossi, questi stanno dentro per degli anni, sono quei piccolini che passano e vanno nell'uretra, solo il maschio, la femmina di solito non si tappa, perché il maschio e l'uretra fa una curvatura e lì nella curva si incastrano uno a uno, questa è un'urgenza, se l'animale non fa la pipì entro 24 ore al massimo deve essere visto, perché sennò il danno è un danno cronico, ci può essere anche uno shock e un danno di endotossemia. Allora, vi ho messo queste due cose perché una è grave, qual è quella grave, qual è quella non grave? Quella sopra qual è? In realtà no. Allora, questa qua è tutta l'urina col sangue e vuol dire che molte volte anche i reni possono essere intaccati, per cui per me è più grave. Questo è un cane che fa la pipì normale, può fare 2 gocce di sangue. Questo è meno grave perché può uscire solo dall'uretra. Per cui osservare l'urina dei vostri cani per saper dire al veterinario quali sono le caratteristiche. Perché già da dove esce il sangue il veterinario vi fa la diagnosi se è uretra, vescica o rene. Puntura d'insetto. Questa penso che tutti... Allora, imparano? No, non imparano. Non imparano, anzi... Più si pungono, più si incazzano, ok? E più vanno a farsi pungere. Il cane a muso lungo non è preoccupante, ha una buona trachea, un buon apparato respiratorio. Questo è un carlino, ma loro se vengono punti vicino alle narici, sotto la gola o in bocca, sono dei pazienti critici. Per cui questi devono vedere il veterinario il prima possibile. Se siete in montagna, tenetevi dietro questo. Glielo fate, dando un po' di cortisone, non mi ha ucciso nessuno e almeno avete il tempo di arrivare al veterinario. Questa in realtà a voi magari non interessa così tanto. Sottoputo. Dimmi. Iniettabile. No, è come se lui è gonfio, così come fa a cacciarglielo dentro? Secondo me non ha lo stesso effetto, nel senso l'iniezione in giro di mezz'ora fa effetto, l'altra deve essere digerita in farmacia sottocuta in tutta la zona della schiena, semplicemente se siete vicino al veterinario lui ve lo fa endovenoso, io parlo, esatto, te lo porti dietro, alzi la collottola, glielo fai sotto. Molto meglio, la compressa è stressante in quelle situazioni. In realtà io quello che vi ho messo da 1 grammo va bene sia per un French che un bulldog. L'ho trovato? 1 milligrammo. Ah ok, allora da 2 milligrammi, da 2 milligrammi, scusa, hai ragione. Da 2 milligrammi. Se l'Ibentran è scaduto da pochi mesi.
è la farmacista che ti risponde. Secondo me funziona. Secondo me funziona. Funziona. Però io non lo posso dire. Allora, io questo ve l'ho messo perché quest'anno, se andrete in montagna, magari vi capiterà, ok? Ma io che vivo in una zona dove è montagna, ok? Da me arrivano 3-4 morsicature di vipera all'anno, ok? Devo dire che dei 10 che mi arrivano, le altre non sono morsicature di vipera. Allora, sono qua per farvi vedere anche come sono fatti questi animali, perché se voi vedete ciò che avviene, molte volte il proprietario assiste alla scena, può già riconoscere la vipera all'occhio come quello del gatto, la bici ha un bel occhio rotondo. Questa, se vi morsica il cane, non fa niente, eh? È inutile che lo mettiamo sotto fleco, il cortisone e tutto quello che gli facciamo, eh? Non succede niente, fa male e basta, eh? La vipera termina con questa coda mozzata, è molto corta. Invece la bici è lunghissima. La vipera ha delle bellissime macchie sulla schiena. La vipera, cioè la bici di solito ha un colore cioè uniforme, eh? Queste ha grandi linee. Poi ci sono tante variabili. Se morsica sul dorso e sull'addome e sul naso è un pochino più pericoloso. Se le zampe un po' meno, perché è meno vascolarizzato. Esistono dei periodi in cui la vipera è più produttiva, ok, di questo veleno, e dei periodi che è meno produttiva. In realtà, di quelle che ci capitano, devo dire, quasi tutti non muoiono, ok? Il cane piccolo è molto più soggetto, per cui un francino è più pericoloso, il bulldog un po' meno, ok? Queste sono le varianti della nostra zona, ma penso che sia più o meno uguale, eh? Questa è una morsicatura in un uomo e questo è più o meno quello che avviene nel cane. Allora, è un veleno emotossico. Una volta che viene, io vedo specialmente i cani da caccia, arrivano che zoppicano, ma non hanno nessuna frattura, ma proprio zoppicano, tengono su. Avete, lo toccate, è come una morsicatura di un'ape, trovate una bozza, ma fa molto più male. Aprite il pelo, trovate due buchi. Lì localmente succede una necrosi, infatti i buchi il giorno dopo sono già necrotici, eh? E da lì il veleno parte, va e distrugge il globulo rosso. Il giorno dopo i cacciatori ormai arrivano, sono più bravi di me, e mi dicono: ha fatto la pipì color Coca-Cola. È stato morsicato la vipera, ok? Zoppia, dolore, e col Coca-Cola di solito non ci si sbaglia, perché voi avete il cane sempre vicino, ma i cacciatori magari sono a chilometri, eh? Però hanno imparato a riconoscere questa caratteristica. Il giorno dopo c'è un'emolisi del globulo rosso e l'urina cambia di colore, ok? È molto più scura di quel barattolo che vi ho fatto vedere prima, che era rossa, la Coca-Cola, proprio così. Allora, non ciucciate il veleno, per l'amor del cielo, ok? Perché ogni tanto qualcuno me lo dice, no ciuccio, no, ciao bravo, ok? Non ciucciate il veleno, esistono questi sempre i cacciatori, sono dei geni, ok? I cacciatori si portano dietro un elettrocoagulo portatile, va bene sia per il cacciatore che per il cane, da delle piccole scariche elettriche, io non l'ho voluto provare, ho detto lo provo se devo, e crea che il veleno rimane in sete, e per cui i tempi di trasporto di questi animali, che nel caso del cacciatore sono magari di ore, fa sì che non vada in circolo, perché dà delle contrazioni. Questo è l'altro kit che si portano dietro, interessante, perché è lui che ciuccia, non siete voi che ciucciate, eh? Altre cose, dimmi? Con questo rimane lì in loco, ok? Date delle contrazioni, i vasi vengono quasi collassati, lo lascia lì in zona, ok? Dimmi? Lo lascia lì, non lo fa andare in circolo, ok? Questo invece lo aspira. Questo lo aspira e il cane ovviamente è un po' come l'umano, deve essere trasportato nel più breve tempo possibile, non mosso, non potete fargli fare una corsa giù dalla montagna, perché tutti i battiti cardiaci ve lo portano in giro. Se avete un bel burgo di 30 kg ve lo caricate in braccio e giù dalla montagna, vi voglio vedere. Poi uno muore di infarto, il cane si salva. Sì. Comunque non ciucciate, calcolate una cosa, che se il cane vi sana era brutto sulla costituzione, viene messo sotto cortisone, sotto flebo, la prognosi è buona per l'80% dei pazienti, ok? Detto questo, se un vecchietto col fegato già malandato, magari non ce la fa. Chi
kit di pronto soccorso, ok? Che dovete portarvi in montagna. Per cui c'è un laccio emostatico, ci sono delle gazze, delle forbici e poi il cortisone sempre dietro, che c'è il bulldog, e l'antibiotico, che almeno glielo fate, se ovviamente vi parlo se state in montagna, se siete qua, no, ok? Però questa cosa qua, per un'emorragia, per qualcosa del genere, un kit base, ormai li vendono anche su internet per il cane, fatti apposta. Allora, io ho quasi concluso e spero che quando mi vedete in giro non fate finta di niente, non vedervi. Vabbè. Allora, io vorrei che voi scrivesse su, sulla pagina che la Monica mi fa, perché io sono handicappata, che la Monica mi fa sulla clinica veterinaria.gaus, se potete mettere i commenti di oggi, non cattivissimi per favore, ok? Se ci sono degli argomenti che vi interessano di più, vorremmo approfondirli, e se ci date delle indicazioni su qualcosa che vi interessa, lo facciamo, Parlaci dell'uso del cortisone e ti spiego il perché. Perché purtroppo su Facebook si parla molto facilmente di fargli una fiala di Bentelan, ma il Bentelan non si può dare a qualsiasi cane e non si può dare come preventivo per un colpo di calore. Parlaci dell'uso del cortisone. No, parla dell'uso del cortisone. Io vi dico solo questo, che se siete in una situazione stressante, ok? Cioè se siete in un posto in montagna dove c'è un colpo di calore, il Bentelan lo fate. Se siete nelle vicinanze di una città, di un veterinario, non lo fate, ma lasciate giudicare al veterinario se deve o non deve farlo. Però ci sono, se siete in autostrada col cane che ha un colpo di calore, cercate di stabilizzarlo, ma non ce la fa, fategli la fiala di Bentelan, perché molte volte quella fa la differenza, diminuendo un po' l'edema laringeo. Se siete all'uscita e a 100 metri c'è un veterinario, non lo fate, perché poi si sommano gli effetti, perché poi ci sono dei pazienti che magari avevano sotto delle patologie, è vero, ma quando si tratta di vita o di morte è un qualcosa di differente. E quando si ha un cardiopatico? E quando si ha un cardiopatico non si porta in macchina, si lascia a casa sotto la tendina. Brava. Il Bentelan non si può fare cardiopatici. Allora, è vero al 90%, nel senso che se io ho un cardiopatico e ha un colpo di calore, io faccio, ok? Certo. Perché se è cardiopatica e più c'è l'edema laringeo, beh, poveraccio, una possibilità devo dargliela. Questo cortisone ormai è visto un po' male, ma nelle situazioni critiche ogni tanto fa la differenza. Però lasciatelo usare dal veterinario. Se proprio è indispensabile, io vi dico sì. Cioè io ho ricevuto l'anno scorso una telefonata di una signora che era in camper in un posto disperso dal mondo, e cosa doveva fare? Poraccia, è già tanto che gli ha fatto il cortisone, mi capite? Perché magari il primo centro abitato era 2 ore, col cane in colpo di calore, la bagnante e tutto, aveva il Bentelan, fagli il Bentelan, Ok, i commenti saranno cattivissimi? Grazie Simo.